Ciao ragazze, finalmente ci rivediamo e spero che almeno oggi riuscite a vedermi bene perché fuori c'è il sole, quindi in teoria non dovrebbero esserci luci strane perché nell'ultimo video veramente sembrava ustionato, infatti mi avete scritto ma stai attenta con le lampade, però non è vero, insomma che ero scura per via delle lampade, anzi sono pallidissime, era proprio l'effetto da luce che non era il massimo perché secondo me non sono capace io, insomma, di trovare l'angolazione giusta per riprendere. Comunque, vi faccio vedere il video dei prodotti promossi e bocciati nel mese di dicembre e poi volevo farne un altro in cui vi faccio vedere il meglio del 2011, quindi prodotti magari che mi sono piaciuti di più, quindi una sorta di promossi, super promossi tutto l'anno. Vi faccio vedere appunto questo dell'ultimo mese e poi insomma come al solito magari ditemi anche voi se sono prodotti che state usando, se vi trovate bene o male basta, partiamo subito. Allora parto dai bocciati e vi faccio vedere. Allora, primo prodotto, la maschera purificante della Bottega Verde. Ecco, non si vede niente. Allora, questa maschera qui, devo dire che anni fa usavo tanto Bottega Verde, facevo anche gli ordini a casa, non so, mi piaceva. Dopo comunque mi sono informata e ho visto che non sono poi tutti questi prodotti naturali, insomma, non è, cioè i componenti non sono quelli che magari ci aspettiamo, cioè non sono cose naturali, anche se è un negozio che ovviamente vende tanto, anche da anni leader nel settore, però a me non fa impazzire. Vi faccio esempio. Andrea! Vi faccio esempio di questa maschera purificante. Secondo me non purifica niente perché non ho mai visto miglioramenti usandolo, anzi, vi lascia la pelle o troppo grassa, troppo secca. Però queste maschere non purificano mai niente. A questo proposito, vi faccio vedere un'altra che è una maschera scrub alla mela verde. Per carità, un buon profumo, cioè sembra buono, però anche se ci sono gli agenti sfoglianti all'interno, secondo me non va a purificare la pelle, quindi questa ad esempio la rende molto più grassa, cioè io che ho già la pelle grassa di mio, andando ad usare una maschera come questa non mi ci trovo bene, anche se è indicata per tutti i tipi di pelle. Quindi ci sono magari dei prodotti della Bottega Verde che sono buoni, altri che non lo sono. E io faccio esempio degli scrub per il viso, delle maschere che ho provato, però cioè non le ricomprerò più perché preferisco magari prendere altre marche. Poi, terzo prodotto, vabbè, prodotto, questa lima qua della Kiko che conoscerete, quella in vetro. Non mi ricordo perché l'avevo comprato, forse perché avevo finito le lime, insomma, volevo provarla in vetro. E non mi piace perché secondo me spezza troppo le unghie e poi cioè sembrano morsicate, non limate bene, quindi non so, non mi è piaciuta proprio per niente. Poi trattamento riparatore immediato della Gliss per i capelli. Allora, diciamo che sto cercando di non comprare più le cose al supermercato, quindi crema, shampoo, balsami, ma di cercare, insomma, devo adoperare prodotti magari della farmacia o comunque, non so, Sephora, ma non tipo Garnier, dolce, ultra dolce quella, perché lì ci, insomma, lascio un po' desiderare. Questo prodotto l'avevo preso mia mamma, ho detto ma se dai proviamo, secondo me lascia i capelli grassi, cioè se voi lo mettete a parte che non ripara niente, perché qua c'è il disegno che se avete i capelli che sono così una schifezza poi diventano belli setosi, non è vero, perché non, cioè, non fanno effetto né su di me, su mia mamma, su tutti quelli che conosco, quindi secondo me è una fregatura, anche perché se voi mettete questa crema riparatore, dopo 2 ore avete già i capelli che sono da lavare. Quindi ce l'ho lì da mesi e non lo uso perché secondo me cioè, non porta risultati. Poi
Poi, un altro prodotto di supermercato, giusto per stare in tema, della Camille Body Care Body Lotion, questa crema corpo qua, che ne avrò usata tanto così. Allora, a me non piace intanto il profumo perché sembra un metallo marcio, però cioè, non riesco a usare neanche per i piedi, non sa di camomilla, ma proprio di una roba scaduta, quindi non so, magari la userò in qualche altro modo, non so, per fare uno scrub, per fare qualcos'altro, ma sulla pelle proprio non mi piace. Poi ho avuto un prodotto bocciato, questo un po' mi dispiace, l'eyeliner della Collistar. L'ho preso perché mi piaceva il colore numero 19, glitter blu. La cosa brutta di questi eyeliner è che si seccano subito e vanno a grumoli così. Cioè, a parte che dopo non riuscite ad applicarlo bene perché c'è il pennello che diventa, cioè va da tutte le parti, ma proprio dentro il prodotto diventa molto secco. Io questa cosa l'ho notata non solo negli eyeliner della Collister, ma anche quelli della Too Faced, che ne avrò presi tipo 5-6 diversi. Sono seccati subito e li ho usati come glitter per il corpo, per fare animazione quando andavo nelle discoteche, però comunque come eyeliner. Ho visto che è meglio uno di quelli tipo quelli della Essence, quelli del baratto, diciamo, l'eyeliner liquido da applicare con il pennellino, perché comunque durano di più rispetto a questo. Questi sono stati i prodotti bocciati. Adesso vi faccio vedere quelli promossi. Allora, primo prodotto è questa palette Bridged Eyes. Questa me l'hanno regalata all'Incontravo, che ho detto sarà una cavolata. Allora si presenta così. Questi sono i colori. Dentro, ecco così, c'è uno specchietto, un blu, il viola, argentato, un bianco. Sono colori liquidi. Sì, liquidi, li apri col pennello. Allora, questa linea io e un amico Luca diciamo sempre è per le bambine la color trend. Cioè non fa cosmetici serie, quindi quando ce l'hanno regalata l'incontravo e ho detto ma sì dai sarà insomma una cavolata, invece l'ho provata e mi sono trovata bene stranamente perché comunque i colori sono molto cremosi, stanno bene sull'occhio e si riescono a sfumare facilmente. Quindi devo dire che sono rimasta molto contenta, che molto spesso accade così, magari il prodotto che pensi che non ti darà tante soddisfazioni, alla fine risulta insomma molto buono, invece quello da cui ti aspetti tanto risulta una schifezza. Poi, prodotto promosso, maschera viso di Avon, Japanese Silk and Rice, questa qui. È una maschera a strappo e la mettete sul viso, la tenete 15-20 minuti e dopo si toglie a pezzettini. E questo purifica veramente perché vi lascia la pelle comunque molto più pulita, luminosa e vi va a eliminare i punti neri. Quindi questa è una maschera, come vedete io uso tante maschere viso perché avendo la pelle grassa 2 volte a settimana, tre anche, ho bisogno di farmi una maschera. Questa mi è piaciuta tanto. Poi, crema viso acido glicolico della Bottega Verde. Ecco, ad esempio, questa è una crema della Bottega Verde con la quale io mi sono trovata benissimo, sia per il profumo sia per l'effetto che lascia. È una cosa strana perché le creme della Bottega Verde che ho provato finora non mi sono mai piaciute, mi lasciavano un'imperfezione, la pelle grassa, cioè un disastro. Invece questa, non so, l'ho usata un po', sa di agrumi, mele, kiwi, quindi mi sono trovata bene per tutti i tipi di pelle e me la lascia molto fresca. Mi piace metterla proprio al mattino perché vi dà la sensazione comunque di freschezza. Poi, allora, è un unico prodotto, però faccio vedere così: è un detergente elettrico per il viso. Allora, questo è lo strumento della Solutions dell'Avon. Qua sopra va applicato il dischetto, i dischetti si vendono a parte che sono dentro questo barattolo. Sono 14, costa 4 euro mi pare. Sono dei dischetti così. E voi andate a metterlo praticamente qui sopra.
un attimo che chiudo. E una volta messo sopra il dischetto, c'è un pulsante qua che c'è. Ah, prima bagnatevi, accendete e inizia. Adesso non parte perché mi sa che ho tolto la pila, non so cosa ho fatto perché non c'è il dischetto. E questo inizia, insomma, a vibrare, ve lo passate sul viso, insomma, 8-10 minuti, e dopo risciacquate normalmente. Quindi le vibrazioni in pratica aiutano a depurare la pelle. L'ho provato tutto con i tamponi e questo, ho pagato, non mi ricordo se 11 o 13 euro, una cosa del genere. E sono contenta, poi i tamponi si possono comprare a parte, perché ovviamente non è che andate tutte le volte a comprare il kit, ma andate a comprare solo questo barattolino qua. Ultimo prodotto che mi ha regalato Mia, mi è arrivato un'ultima lettera, ti ringrazio tanto, è questo latte vellutante per il corpo della Yves Rocher al cocco. È buonissimo, poi io che adoro il cocco, ne ho usato metà circa, sto cercando di risparmiarlo, adesso quando lo finisco comunque lo ricompro perché mi è piaciuto tanto, ha un gusto favoloso proprio. Una profumazione, cioè ve lo mettete sulla pelle, lascia proprio morbida, vellutata, mi piace. Quindi se siete amanti del cocco, comunque di questi gusti esotici, provatelo. E basta, prodotti finiti. Spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Ringrazio sempre le ragazze che fanno video di questo genere perché a me personalmente piacciono tanto. E magari spesso aiutano prima di comprare un prodotto, cioè a me piace informarmi, vedere un po' cosa dicono insomma gli altri di un determinato prodotto prima di acquistarlo. Vi faccio un esempio stupido, non so, la penna smalto della Kiko, volevo comprarla, ho visto Misbetta che ne aveva parlato, ho detto a me non piace perché comunque solo confezione risulta fucsia, invece poi andando a mettere lo smalto sulle unghie è un rosa chiaro, quindi io adesso andrò a comprarmi quella penna lì. Però cioè, è uno dei tanti esempi, a me questi video veramente servono tanto perché vado a vedere che prodotti vanno, che piacciono o non piacciono. Ad esempio la Too Faced è una linea che piace tanto alle ragazze, vedo che molte stromano bene, anche le youtubers americane che spesso ne parlano. Quindi insomma fatemi sapere, fate anche voi video di questo genere che sono sempre benvoluti. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, un buon pomeriggio e come sempre grazie a chi mi segue. Ciao!